Massimo Tasca, che è un componente ovviamente del team manageriale della sezione di Ragusa della Federazione Italiana Fuoristrada. Poi abbiamo la massima espressione, il presidente Cristian Gregna, presidente di questo club, Enzo Cascone, che è il vicepresidente, ha detto alla pubblica relazione Gianni Campo. Ecco, da venerdì sono aperte alla nostra sede del club, che è in via Cannezio 34, e si chiuderanno, ecco, al momento della partenza in Piazza Libertà. Non siamo persone che amano la velocità, persone che si rompono l'osso del collo in fuoristrada, questa non è una cosa che assolutamente non ci interessa. Come si diceva prima, per noi il fuoristrada è turismo, in quanto il fuoristrada ci permette di arrivare con i nostri mezzi in posti normalmente inaccessibili a normali mezzi, a due ruote motrici chiaramente. Non usciamo quasi mai dalla provincia, restiamo sempre in provincia perché è nostra intenzione, il nostro obiettivo far conoscere anche agli altri la nostra provincia, ma non solo agli altri, perché tante volte anche i ragusani non conoscono la provincia ragusana. È quasi certo. Intendiamo riorganizzare nuovamente un viaggio, lo scorso anno ci siamo stati, anche altri anni non c'ero io, però i ragazzi ugualmente sono stati in Africa, anche perché stare una settimana circa nel deserto del Sahara è un'esperienza entusiasmante. Giorgio Valli, coach della squadra, sì. Pierluisi, che non parla italiano, secondo me lo parla bene, ma di apparente perché parla, scrive, capisce e traduce simultaneamente l'inglese. Sono qua per mettermi alla prova e per cercare di fare qualche cosa di fatto bene qui a Ragusa. Siamo a metà del cammino, non abbiamo ancora fatto niente di definitivo perché siamo in una posizione in classifica che non ci permette di avere niente in mano. Però sicuramente ci avevano chiesto all'inizio di questa stagione di allestire una squadra, l'abbiamo fatto, di allestirla che giocasse col cuore. Penso che chi ha avuto il coraggio prima e la fortuna dopo di venire a vedere le nostre partite si è divertito e ha visto che questo cuore ce lo mettiamo. That we were during the time that we played Novara the first time, we have Stefano is a new person on our team. Oh God, we grew a lot, myself. Io quando entravo in campo, quando il coach mi mandava in campo e mi dava la possibilità di giocare, io cercavo sempre di dare il meglio per contribuire a portare a casa la vittoria con la squadra, aiutare la squadra. Domenica è mancato Rodrigo per infortunio dopo 6 minuti, io ho cercato solo di cercare di non far sopperire la sua assenza. Finalmente siamo riusciti ad avere i nostri microfoni anche Elton Tyler. The rules, the change in rules and just my inexperience, not having experience being professional, plus my girlfriend's here. Penso che l'ho sconosciuto, l'anno scorso ha avuto ottime cifre a Ferrara, all'inizio volevano tagliarlo, mi ricordo che l'anno scorso quando noi siamo andati a giocare a Ferrara, a Francia era in odore di taglio, si giocava male la partita contro di noi e fece 30 punti contro di noi. Giulia La Magra. Giulia, allora senti, di questi giocatori qual è il tuo preferito, il tuo idolo preferito? Davide Parente. E perché? Perché è bello. Solo bello e anche bravo? Buono. È bravo, benissimo, quindi visto il giudizio. E poi gli altri come sono? Bravi. Frenze come ti sembra? Un gigante buono? Sì. Bene, grazie allora per questo tuo intervento, allora ci vediamo la prossima domenica alla partita, che tu sei, so che sei un'altra cosa, dillo, sì. Virtus, vinci per noi. Bellissimo pensierino, questo qua è veramente, veramente simpatico, vieni a vederti le partite, vieni a divertirti e vuoi che la tua Virtus vinca. Grazie, allora domenica prossima, ciao. Finalmente mi sento un pochettino più rilassato, posso guardare direttamente negli occhi il vicepresidente, avvocato Di Martino. Poco fa invece con Tyler mi veniva un po' difficoltoso, sembrava alzare gli occhi verso il cielo. Un po' troppo fuori misura. Allora, commentiamo questi risultati a oltre metà campionato, quasi verso la fine, mancano soltanto 3 partite interne e altre 4 fuori. Il pubblico ragusano all'inizio era un pochettino scettico, molte nuvole, molto pessimismo, già si guardava una squadra pronta per andare a retrocedere, magari non pensando al limitatissimo budget a disposizione, non pensando ad altro, e critica, ma lasciamo perdere. Adesso siamo oltre metà campionato e il pubblico quasi quasi si sta dispiacendo che mancano soltanto 3 partite alla fine e ne vorrebbe vedere qualcuno in più.
Ma veramente a me sembra un tantino diverso, nel senso che vorrei che ogni domenica, quando la Virtus gioca in casa, ci fossero più persone. Anche domenica pensavamo che la partita con la capolista, dopo una serie di partite positive, potesse portare più pubblico. Naturalmente ci accontentiamo di quello che delle persone che vengono, per carità, ci mancherebbe altro, però pensavamo che potessero venire più persone. Peccato, mi dispiace per quelli che non sono venuti, perché forse hanno perso la partita più bella che la Virtus abbia mai giocato in questo palazzetto e al Palazzano. Forse è una partita storica, speriamo che ce ne saranno delle altre come questa. Però è una realtà, probabilmente noi paghiamo lo scotto di un fenomeno che non interessa soltanto Ragusa, ma un po' la pallacanestro in genere. Noi ci rendiamo conto, lo possiamo vedere leggendo i giornali, che il pubblico presente in tutti i palazzetti d'Italia, anche in Serie 1, negli ultimi anni hanno subito una forte riduzione per quanto riguarda le presenze. Però dobbiamo aspettare ancora qualche partita e poi essere più tranquilli. Ne vale grande partita per la squadra, sì. Ne vuoi vinci, ne dice punto per le coraggio della squadra, è buona per la squadra. Ci sono quattro cose molto importanti che mi recano a Ragusa. Intanto il fatto che ho una bella cugina, figlia di quel professore, c'è un ulteriore elemento, cioè che dico a Ragusa che si chiama Natalino Amedeo. Paese, dimenticando un fatto importante, e politici della cultura occidentale, rispetto a questi problemi, tutti noi lo abbiamo dimenticato. Le scrivevano in latino, in greco e in arabo, perché la Sicilia era abitata. L'aderenza a una fede religiosa era un fatto molto più grammaticalizzato e istituzionalizzato rispetto a quanto non sia oggi. Malgrado questo, la Sicilia del Medioevo per secoli fu uno stato multietnico, ma una vera integrazione si ottiene determinando le condizioni di parità fra le diverse etnie, fra le diverse culture.